Come potete ben vedere, c'è aria di partenza. Sono stato trasferito in altra sede, ho dovuto fare le casse e quindi ho dovuto togliere lo sfondo, ma io voglio rimanere sempre con voi. Come santi, abbiamo Sant'Ilarione, ma mi preme farvi conoscere il beato Pino Puglisi, che io ho conosciuto personalmente. È stato ucciso dalla mafia non perché era contro la mafia. Lui non interessava la mafia, interessavano le anime. Era molto zelante, ma zelante perfetto, non voleva compromessi né col governo né col comune, non ha chiesto aiuto a nessuno e nemmeno ai mafiosi, è chiaro. Ha radunato tanti giovani, era maestro, professore di religione e professore di tutto. L'educazione che impartiva lui era quella del Padre nostro. Quando si dice Padre nostro, tutti siamo fratelli, ecco. E siccome non solo toglieva i ragazzi dalla strada, che possa essere preda della criminalità, ma insegnava a essere tutti fratelli. Ed è stato ucciso proprio in odio al Vangelo, che il Vangelo dice questo. Lui andava dai mafiosi, li trattava come tutte le anime da convertire, ma non aveva nessuna pretesa di sconfiggere la mafia. Questo sia ben chiaro. Dico, io l'ho conosciuto veramente un santo sacerdote. E quindi è beato. Poi abbiamo Sant'Ossola del IV secolo, sono delle leggende, hanno sbagliato che ha subito il martirio assieme ad 11.000 vergini, no, 11 vergini. C'era Attila che ha invaso Roma. E quindi si dice che avendo rifiutato di sposare Attila, fu uccisa e fu uccisa assieme ad altre vergini. Quindi una martire come Sant'Agata. Il Vangelo di oggi è problematico. E San Luca vediamo San Luca capitolo 12,49-53. Ascoltiamo. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione.
D'ora innanzi, in una casa di 5 persone, si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3, padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia, figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. La Bibbia, la prima perplessità o il primo problema, Gesù proprio grida ad alta voce che è venuto a portare il fuoco sulla terra. Il fuoco si sa, distrugge o anche purifica, ma anche di più, che è angosciato, è impaziente, che il battesimo che deve ricevere venga al più presto. Il battesimo che ha ricevuto è quello della croce, la croce orribile di un'innocenza. Poi il secondo problema, io dico che è problematico. Non pensate che io sono venuto a portare la pace, ma la divisione, la spada. Qualcuno ha commentato scioccamente che così sono spiegate le crociate, così. Ci spiega qualche violenza di difesa, penso poi. E allora, perché in altre passi del Vangelo, quando sta per andare proprio alla passione, dice che non ha spade, li compra. Poi un apostolo dice: qui abbiamo 2 spade. Cioè dice: basta, basta, andiamo. Cioè non hanno capito che non c'è bisogno di spada. Ma la spada di cui parla è che già l'hanno sperimentata i primi cristiani e lo sperimentiamo anche ora. Non crediate che sia una cosa nuova, è vecchia. Proprio con Gesù, segno di contraddizione. Ecco, chi è con Gesù? Ha l'ostilità di coloro che sono contro Gesù. Quindi è la divisione. E la divisione o la spada non dipende da Gesù. Dipende dagli avversari, da Satana, prima, il primo, e poi da quelli che sono soggetti a Satana, che sono contro i cristiani. Poi dice, giustamente, anche nella famiglia, una casa di 5 persone, 2 contro 3 e 3 contro 2. Si vuole apportare la divisione tra padre e figlio, figlio e padre, tra figlio e madre e figlia. Poi la cosa, tra suocera e nuora, beh, se si capisce, la suocera è mal sopportata. Però il Signore vuole dire che la suocera è come una madre. Allora, la divisione era nell'abbracciare o rifiutare il cristianesimo. Succedeva a quei tempi. E c'erano dei martiri che erano supplicati dai parenti supplicavano di non di incensare l'imperatore in modo tale che così vivevano, eppure quell'affrontava il martirio e non badavano a quelli che lasciavano. Infatti Gesù dice, e possiamo finire,
dice chi vuole seguire me deve essere padre, madre, figlio, moglie, bene e persino a se stesso. Già lo capiamo allora che l'amore di Gesù può portare alla morte, alla persecuzione, però con questa prova Dio dà la forza di poterlo testimoniare. Alleluia. E ora veniamo alla benedizione. Io la metto di fianco e così potete vedere la Madonna e San Michele Arcangelo e San Francesco. Abbiamo bisogno di tante benedizioni per affrontare questa contraddizione e questa persecuzione. Ce la dobbiamo aspettare. Se veramente seguiamo Gesù Cristo, ci sarà la derisione, l'attacco in tutte le maniere, frontale oppure subdolo, come fa Satana e quelli che sono soggetti a Satana, non i posseduti, sono povere vittime e anzi sono qualcosa che Dio permette perché si sappia che c'è il demonio. Ma quando non c'è la possessione, quelle persone stanno relativamente bene, però sono soggetti a Satana, allora non possono sopportare i veri cristiani. Abbiamo bisogno di questa benedizione. Signore sia con voi e col tuo spirito. Signore, vi custodisca e vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre per intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, Sant'Orsola e Beato Pino Puglisi, tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, perché tutti noi possiamo vincere con la mitezza e la bontà, non con la violenza, ma col servizio degli infermi, di quelli che hanno bisogno, perché il nostro dovere è questo, amare anche che non ti ama. Amen. Alleluia, alleluia. E così abbiamo fatto quelli che abbiamo potuto. Meglio stare a Catania ancora, non lo so. Quando mi vedrete da un'altra parte, allora sarò partito.